Rivolgo invece a tutti coloro che partecipano al dibattito pubblico. Vi invito, ecco, a procedere con grande attenzione e anche senso di responsabilità. Noi abbiamo come obiettivo primario, e penso che tutti possiamo condividerlo, abbiamo l'obiettivo prioritario di tutelare la salute dei cittadini. Perché rispetto a tanti altri interessi costituzionali, anche di rango costituzionale, che sono in gioco, questo è sicuramente l'obiettivo prioritario. Però teniamo conto anche che ci sono appunto altri interessi anche in gioco, per esempio quando noi disponiamo misure restrittive che incidono sulla vita delle persone, dobbiamo essere consapevoli che ci sono libertà civili, diritti sociali che vengono incisi. Dobbiamo tener conto che c'è la libertà d'impresa che subisce restrizioni, anche essa è un valore costituzionale, dobbiamo tener conto di tutti gli interessi. Quindi dobbiamo sempre procedere con attenzione, perché siccome adesso inizia a vedere i sondaggi e la maggioranza degli italiani vogliono misure più restrittive e meno restrittive, stiamo attenti, non affidiamoci a delle stanze e reazioni emotive. Noi dobbiamo sempre seguire un percorso, il percorso che stiamo sin qui seguendo a livello di governo nazionale col coordinamento dei governi territoriali. Abbiamo un comitato tecnico-scientifico che ci deve guidare. Delle volte potrebbe anche dirci, e dobbiamo stare attenti anche a valutarle poi politicamente, che alcune misure non offrono nessuna garanzia di affidabilità per quanto riguarda una efficace risposta. E poi ovviamente dobbiamo tener conto che quando andiamo a perseguire l'obiettivo assolutamente, ribadisco, prioritario della tutela della salute, ci sono anche interessi in gioco che in qualche modo altri interessi di pari rango costituzionale che vanno contemperati. Ecco, non vorrei che questo dibattito pubblico che si levasse iniziasse a chiedere in modo parossistico misure restrittive e un domani il Paese si dovesse svegliare e accorgersi che si è concentrato su un obiettivo che, ripeto, non voglio essere frainteso, assolutamente prioritario, ma a quel punto lì tutti gli altri interessi in gioco non rimarrebbero più in piedi, sarebbero stati completamente conculcati, completamente esiliati.